35 a metà di una settimana che può diventare significativa sul fronte Covid a Civitavecchia. Il consuntivo quotidiano diramato ieri dall'assessorato regionale alla sanità e dalla ASL Roma 4 ha evidenziato per Civitavecchia una crescita di 2 unità dei soggetti attualmente contagiati rispetto al giorno precedente. Dall'inizio della settimana, dunque, il numero delle persone affette dal virus è cresciuto di sole 3 unità. Si tratta di un risultato più che soddisfacente, considerando che un anno fa, proprio di questo periodo, si viaggiava ad una media di 7 nuovi contagi giornalieri e complessivamente si era già oltre i 60 contagi complessivi, praticamente il doppio di quelli che si registrano adesso. Si tratta quindi di una ennesima dimostrazione dell'efficacia della campagna vaccinale, che sembra stia davvero dando gli effetti sperati, favorendo così la ripresa di tutte le attività. Nel Lazio sono state somministrate oltre 31.000 terze dosi di vaccino anti-Covid agli over 80 e sono ben 4.000 i soggetti over 60 con seconda dose da almeno 180 giorni, che hanno già prenotato la somministrazione della terza dose. Lo riferisce l'assessore regionale alla sanità Alessio D'Amato, il quale ricorda che chi vuole può fare la terza dose dal proprio medico di famiglia, contattandolo direttamente. La campagna vaccinale nel Lazio prosegue dunque con numeri record. Al momento sono 8 milioni e mezzo le dosi somministrate, numeri che hanno portato al raggiungimento della somministrazione per il 90% della popolazione adulta e alla conclusione del percorso vaccinale per l'84% di over 12. Mentre le indagini sull'incendio convergono ormai sull'unica ipotesi del cortocircuito, a Cona del Mare si pensa al futuro dopo l'incendio avvenuto nella notte tra lunedì e martedì scorsi. I gestori del supermercato che si trova nel cuore del quartiere San Gordiano stanno infatti ragionando su due ipotesi. Da una parte il restauro parziale con la rimessa in funzione della parte danneggiata dall'incendio e da un'altra quella del restyling totale. Ormai non ci sono più dubbi. A provocare l'incendio al supermercato Cona del Mare di San Gordiano è stato un cortocircuito sviluppatosi nell'area dove si trovano i frigo che contengono latticini e formaggi. Su questo convergono in modo assoluto i rilievi emersi nel corso dell'indagine scattata già durante la notte, tra lunedì e martedì scorsi, a poche ore dall'incendio. Adesso si tratta di vedere quale sarà il futuro del supermercato che rappresenta un vero e proprio punto di riferimento non solo per il quartiere di San Gordiano. I gestori della struttura, proprio in queste ore, stanno ragionando su due possibili ipotesi. Viene valutata anzitutto la possibilità di procedere ad una sistemazione delle parti che sono risultate in qualsiasi modo danneggiate dall'incendio. Una simile eventualità porterebbe alla chiusura del supermercato ancora per qualche giorno e ad una sua riapertura comunque entro il mese di ottobre. L'attività riprenderebbe quindi in tempi rapidi e sufficienti per affrontare il boom delle vendite che si determina nel periodo prenatalizio. La seconda ipotesi riguarda invece la possibilità di prendere a spunto questo incidente di percorso per procedere ad un restyling totale del supermercato sull'impronta di quello modernissimo Le Terme, realizzato appunto in via Terme di Traiano. D'altra parte, la struttura di San Gordiano è presente ormai da quasi 20 anni ed ha una concezione per certi versi superata, mancando, tanto per fare un esempio, delle casse automatiche dove i clienti possono pagare direttamente servendosi del bancomat o della carta di credito. Che Cona del Mare fosse destinata ad una profonda opera di ristrutturazione per renderla idonea alle attuali esigenze dei consumatori era quindi nell'ordine delle cose e l'incendio potrebbe soltanto aver accelerato un processo irreversibile. Uno dei nodi da sciogliere a riguardo è quello del personale e della sua collocazione nel caso i gestori del supermercato propendessero per la seconda ipotesi, ovvero quella di procedere ad un restyling totale. Ha suscitato non poche perplessità sia tra i cittadini ma soprattutto tra coloro che lavorano all'interno del porto l'ordinanza con la quale la Capitaneria ha interdetto l'accesso allo scalo ai mezzi a due ruote, in particolare alle bici a pedalata assistita, ai monopattini elettrici e agli altri moderni piccoli mezzi di trasporto che consentono la mobilità in città. Da più parti viene infatti rilevato come il provvedimento vada in assoluto contrasto con quelle che sono le indicazioni che arrivano praticamente da tutti i livelli istituzionali nazionali
nazionali e internazionali, di utilizzare sempre meno le auto e i veicoli a motore in genere per ridurre l'inquinamento e rendere l'ambiente più vivibile. Alcuni addetti che lavorano all'interno del porto e che si sono rivolti alla redazione del TRC Giornale sostengono di non contestare il provvedimento per quanto riguarda le zone nelle quali si svolgono le operazioni di imbarco e sbarco. Obiettivamente pericolose, ma di giudicarlo del tutto iniquo per il resto delle aree portuali, dove oltretutto potrebbero essere creati dei percorsi pedonali. Potrebbe esserci una minima possibilità di recupero dei soldi perduti per le aziende civitavecchiesi che avevano lavorato per conto del terminal del Gusto e non erano mai state pagate. Il Tribunale fallimentare di Roma ha infatti messo in vendita i locali che si trovano alla Calata Principe Tommaso. La base d'asta complessiva è di oltre 2 milioni e mezzo di euro e il termine delle offerte è fissato al prossimo 24 novembre. Si apre uno spiraglio per le aziende civitavecchiesi creditrici a vario titolo dei proprietari del terminal del Gusto, chiuso e dichiarato in fallimento dopo essere stato aperto per un brevissimo periodo nel 2015 nei vecchi magazzini del pesce all'interno del porto. Il Tribunale fallimentare di Roma ha infatti dato il via libera alla vendita all'asta dei locali che si trovano alla cosiddetta Calata e la descrizione è già presente sul sito specifico delle aste giudiziarie. Il primo immobile ad uso polo enogastronomico e ristorante, piano terra e piano soppalcato, all'interno dell'area portuale soggetta a limitazione di circolazione per una superficie commerciale complessiva di oltre 830 metri quadrati, viene venduto al costo di partenza base di 1.750.000 euro. I rialzi rispetto al costo fissato possono essere minimo di 10.000 euro. Il termine di presentazione delle offerte è fissato per le ore 9:30 del prossimo 24 novembre. Il secondo immobile si trova al solo piano terra. Si tratta di un locale allo stato grezzo e non ultimato, compreso tutti i diritti di comproprietà sulle cose e parti comuni, in piena proprietà della società Il Buono SRL, per la quale è aperta la procedura di fallimento. Il prezzo base è fissato a 800.000 euro e anche in questo caso vengono previsti rialzi minimi di 10.000 euro. Il termine di presentazione delle offerte, come per gli immobili precedenti, è fissato per le ore 9:30 del 24 novembre. Il curatore per entrambe le vendite è l'avvocato Francesco Piselli di Roma. Tra poco più di un mese dunque si potrà sapere se la vendita dei locali dell'ex terminal del Gusto alla Calata Principe Tommaso è andata o meno a buon fine, ovvero se saranno arrivate offerte al riguardo. Se così fosse, ovvero se ci fossero imprenditori interessati a rilevarli per svolgere attività prevista di ristorazione ed enogastronomia, le aziende locali creditrici nei confronti de Il Buono SRL potrebbero forse rientrare di parte delle somme loro spettanti per i lavori effettuati e mai pagati. Palcoscenico di prestigio per lo scrittore civitavecchiese Anthony Caruana. Il suo libro, Contorni opachi, sarà infatti presentato sabato prossimo nel corso del Salone Internazionale del Libro di Torino, la rassegna letteraria più importante del nostro paese, in corso di svolgimento nei locali del Lingotto. Una vena inarrestabile quella di Anthony Caruana, che continua a produrre sul piano letterario, non solo naturalmente su quello musicale, ma in questo momento, ecco, ci sono delle novità importanti. Intanto l'uscita di un nuovo libro, di che cosa si tratta, e poi naturalmente ci sono degli impegni importanti che ti aspettano. Sì, il nuovo libro uscirà a gennaio, sempre per Bertoni Editore, e avrà come titolo Sul filo del coraggio. È un libro che avrà una forma particolare e sicuramente una novità nell'ambito letterario. Allora, si perdono un po' le tracce dei lavori precedenti e quindi tutto nuovo, insomma. Come tematiche continuo a parlare della contemporaneità, delle situazioni familiari, però è la forma in questo caso che avrà qualcosa di originale. Allora, e veniamo allora intanto al vecchio romanzo che era stato prodotto, Contorni opachi. Sta avendo successo, sappiamo che in libreria insomma è richiesto.
Sì, questo è il libro che, con il quale sono stato presentato al Premio Strega di quest'anno e dopo questa candidatura diciamo ha avuto una nuova rinascita e anche per questo motivo sono stato nuovamente invitato al Salone del Libro di Torino che ci sarà appunto questa settimana. Quest'anno, oltre ad essere presente in qualità di scrittore, è il quarto anno che sono presente al Salone di Torino, ci sarò sabato, magari per qualcuno che è in zona, sarò allo stand per il firmacopie. E al padiglione 2 stand Bertoni F68, però quest'anno sono anche in qualità di curatore di collana. È un anno che curo una collana per la Bertoni, si chiama Schegge e avrò il piacere di presentare i 5 autori che sono stati pubblicati durante questo anno, sia nello stand all'interno del salone e anche in uno spazio dedicato apposito il sabato sera in una libreria di Torino molto importante. E allora siamo in attesa di ricevere magari qualche immagine, magari un video per poter poi promuovere anche la diffusione del tuo nuovo lavoro. Allora lo ricordiamo ancora. Ora Contorni opachi, quello che insomma hai già prodotto, e il prossimo per il debutto, almeno il titolo. Sul filo del coraggio, che uscirà a gennaio. Brillante, brillantissima in Coppa Italia, deludente, deludentissima in campionato. È tutto da scoprire il vero volto del Civitavecchia edizione 2021-2022. Dopo la bellissima vittoria di ieri contro il V3 Maccarese, che ha portato i nerazzurri ai quarti di Coppa, si aspettano conferme nel campionato di eccellenza. E proprio domenica prossima arriva un importante banco di prova per la formazione allenata da Massimo Castagnari, che alle 15 è attesa sul campo del Parioli, formazione quadrata che si trova a ridosso del vertice della graduatoria. Sarà mercoledì il giorno X, si spera, quello del riscatto per Marco Lodadio. Il ginnasta della SG e della nazionale italiana si trova in Giappone, dove sta svolgendo gli ultimi allenamenti prima di prendere parte al mondiale. Mercoledì, come detto, per la precisione alle 10:20 italiane, ci saranno le qualificazioni agli anelli e Lodadio sarà in pedana. Nel caso entrasse tra i primi 8 classificati, parteciperà alla finale, che è prevista per sabato 23 ottobre tra le 11 e le 11:30. Prima di salutarvi vi ricordiamo di seguirci anche sui nostri canali social Facebook, YouTube, Instagram, oltre che sul nostro sito www.trcgiornale.it.